Diglielo, cosa aspetti a dirglielo? Perché non gliel'hai ancora detto? È da tanto tempo che lo pensi. Perché non hai ancora trovato il coraggio? Forse non c'è un perché. O forse sì. Forse perché tanto, anche se glielo dici domani, non cambia niente, allora aspetta pure. O magari non ti suona tanto bene dirgli quello che pensi, quello che senti di lei, di lui, di tua madre, di tuo fratello, di tuo padre, di quel tuo amico. O forse perché tra voi tanto è tutto chiaro, non c'è neanche bisogno di dirsele certe cose, sapete già tutto. Devo dirti la verità, anche io non sempre riesco a dire quello che penso, però l'altro giorno ce l'ho fatta. No, non gli ho telefonato, ho preso WhatsApp, gli ho scritto quello che penso di lui, gli ho detto che mi sono accorto di avere quella sensibilità e quella sensibilità l'ho imparata proprio da lui in tutti quegli anni in cui abbiamo collaborato insieme. Io ero viceparroco e lui era parroco, Don Adriano. Però dovrei farlo anche con altre persone, ce n'ho lì una lista. E però non mi viene, perché non sempre ce la faccio a dire quello che penso veramente, anche se so che sarebbe giusto farlo. E allora ho pensato, facciamo un po' questo video in cui chiedo a voi di fare questa cosa, e magari chiedendolo a voi viene il coraggio anche a me. Dai, tu che sei madre, diglielo a tuo figlio che sei proprio fiera di lui e che hai imparato da lui tante cose, in particolare proprio quella cosa lì, che te l'ha insegnata proprio lui. E tu che sei figlio, diglielo a tuo padre che gli vuoi bene e che quella volta che siete stati in quel posto siete stati così bene insieme e te lo ricordi sempre. E dillo anche al tuo amico, e dillo anche alla tua vecchia insegnante, e dillo anche al tuo prete, perché anche lui è una persona umana e anche lui ha bisogno a volte di sentirselo dire. Insomma, diglielo, basta parlare di più e del meno, basta dirsi sempre le stesse cose, introduci una novità nel vostro rapporto, dai. Ma lo sai che sono tantissime le persone che purtroppo hanno perso una persona cara. E poi sono venute dicendomi, ah, se gliel'avessi detta quella cosa, se gliel'avessi detto in modo più chiaro quanto gli ho voluto bene. Diglielo, non perché state per morire, né tu né lui. Diglielo perché è importante, diglielo perché è bello, diglielo perché lo senti. Anzi, giriamo la domanda, perché non dovresti dirglielo? E tu a chi lo dirai? Passa la giornata di oggi con questa domanda in testa. A chi devo dire quella cosa? Perché ho rimandato così tanto? Basta, non voglio più rimandare. Pensaci qualche minuto, chi è quella persona? E poi magari torna anche a dirci com'è stato quando finalmente gliel'hai detto. Dai, avanti, ti prego, basta aspettare. Ah, cavolo, dopo aver tanto detto a loro che dovevano dire una cosa, sono io che mi sono dimenticato di dirgli una cosa importante, che devono iscriversi al canale e farlo subito. Vabbè, dai, glielo dirò la prossima volta.